ricavi totali per 1.177 milioni di euro e un utile di 11 milioni e 400 mila euro. Sono i risultati del bilancio consolidato 2022 di Estra. Cresciuto nel 2022 anche il patrimonio del gruppo Estra, passato da 413 milioni, anno 2021, a 423 milioni di euro, fatti registrare lo scorso anno. Estra e Confindustria Toscana Sud rinnovano l'intesa per la fornitura di gas sul mercato libero a condizioni vantaggiose alle imprese di Arezzo, Grosseto e Siena, con consumi annui inferiori a 200.000 metri cubi. Centria, società di distribuzione di Estra, porterà il metano a Petraia, frazione del comune aretino di Cortona. Operazione da 1,3 milioni, in parte coperti, 300.000 euro, dal comune di Cortona.